Ad Altamura è ballottaggio e questa è l'unica certezza insieme ai nomi e alle percentuali degli sfidanti Giacinto Forte e Antonello Stigliano, che al primo turno, con un'affluenza record rispetto al dato pugliese, hanno raggiunto il 35,2% e il 31,4%. Tutto il resto è possibile, compresi gli apparentamenti che entrambi garantiscono che non faranno. Forte, tre legislature col PD, poi eletto con Di Pietro alla provincia 7 anni fa, ha alle spalle 5 liste civiche che portano il suo nome, cosa che giura gli ha fatto perdere almeno il 5% dei voti per la confusione, e un pezzo del centrodestra, oltre Confitto, Fratelli d'Italia e Movimento Schittulli, ma non si apparenterà mai con l'altro centrodestra, quello di Forza Italia. Nessun apparentamento. Sicuro. Assolutamente nessun apparentamento, poiché non ci si può apparentare con chi in campagna elettorale ha in questo mese detto che il candidato sindaco appunto è un trasformista. Stigliano, avvocato 43enne e la prima esperienza politica, sarebbe il candidato del centro-sinistra, almeno quello di Altamura, perché il segretario regionale emiliano, che nella Leonessa di Puglia ha preso solo 18 voti più di Schittulli, ne aveva scelto un altro, Luigi Lorusso, uscente della giunta stacca di centrodestra, che ha appoggiato con la sua lista la Puglia con Emiliano. Adesso cosa fa? Si apparenta col candidato di Emiliano o è troppo di destra per lei? Il tema degli apparentamenti in questo momento penso che non sia immediatamente all'ordine del giorno. Lei sta dicendo che non va con nessuno? Sto dicendo che noi stiamo valutando. E ma tra chi valuta? Il Movimento 5 Stelle è sempre out. Certamente il Movimento 5 Stelle sul piano nazionale ha sempre preso la posizione di non procedere con apparentamenti formali, ma se già il mio competitor Giacinto Forte ha proposto un apparentamento, devo dire che nelle vie della politica ogni strada è potenzialmente possibile. Dunque tutti puntano al voto dei 5 Stelle, Stigliano sperando di intercettarne la voglia di rinnovamento, Forte puntando su tutti quelli che hanno votato Masi col voto disgiunto, barrando proprio le sue liste civiche.